Sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa i primi interventi sulle scuole Buonarroti di Ponte a Moriano e Don Milani di Viareggio, che hanno preso parte al progetto L'ora di lezione non basta, l'iniziativa nazionale che punta a contrastare la povertà educativa, quel fenomeno multidimensionale frutto del contesto economico, sociale e familiare, in cui in Italia vivono 3 milioni di minori, potenziando le comunità educanti che ruotano attorno alla scuola. I due istituti della nostra provincia, assieme ad altre 13 scuole in tutta Italia, grazie a una rete di partner e a 2 milioni e mezzo di euro complessivi di contributi, hanno potuto quindi ripensare spazi, arredi, nel segno di quel principio pedagogico che considera l'ambiente il terzo educatore, assieme alla famiglia e alla scuola stessa. Aule, laboratori, corridoi, colori alle pareti, illuminazione, concorrono a creare il cosiddetto paesaggio dell'apprendimento, in cui lo studente impara, vive, fa esperienze, entra in relazione con gli altri. Ma non solo, le scuole hanno anche incrementato le attività extrascolastiche e i laboratori didattici. Nello specifico, alla scuola Buonarroti di Ponte a Moriano è stato concesso un contributo di 30.000 euro per l'acquisto di banchi trapezoidali componibili, computer e per tinteggiare corridoi. A Viareggio sono stati investiti invece circa 43.000 euro per gli arredi di ben 7 scuole, l'acquisto di 2 gazebo per la didattica all'aperto e per l'avvio di laboratori di musica, cartapesta e teatro, oltre che per l'outdoor education e per attrezzature di coding e robotica.